Prima parlavamo di cultura e tu, Flavio, ti sei formato al BRIF di Londra e l'approccio che descrivete nel libro è molto aderente a quello che hai imparato al BRIF di Londra. E ho trovato molto interessante nel capitolo di Alasdair MacDonald il fatto che lui faccia attenzione all'applicare il modello in maniera diversa a seconda della cultura, della provenienza del cliente, no? Cito riguardo i complimenti. E lui dice: i clienti inglesi apprezzano non più di 3 complimenti, quelli tedeschi e australiani preferiscono un solo complimento alla volta, mentre i clienti statunitensi ne accettano molti. Mi chiedevo se anche voi aveste pensato, pur descrivendo un modello molto aderente a quello del BRIF, a delle peculiarità per il cliente italiano. Allora, sì e ni, nel senso che nella descrizione del modello quello che ci tenevamo a fare per questo libro era essere il più aderenti possibili al modello del BRIF, non mettere troppo di nostro, per così dire. Quindi qualche elementino non abbiamo potuto fare a meno ovviamente di metterlo, anche perché sarebbe stato scorretto far finta di poterci eliminare completamente dall'equazione, come se non esistessero gli autori del libro e gli autori dei singoli capitoli. Però quello che poi noi andiamo a fare è fare delle piccole modifiche che vengono da parte dal nostro background formativo, ma in particolare anche dall'esperienza dell'applicazione con la terapia acetata sulla soluzione con i pazienti. In Italia capita molto spesso, io credo anche per una questione culturale, la persona che ti arriva e che si aspetta che sei tu il prete per far vedere la corrispondenza culturale, no? Che ha la possibilità di assolvere dai peccati. Quindi sei tu l'esperto che può permettere di risolvere, che andrà anzi a risolvere il problema. Non tutti riescono ad accettare l'idea del ti faccio solo domande e facciamo emergere fuori le risposte, le soluzioni. E visto che sappiamo che l'alleanza terapeutica è una componente fondamentale della terapia e che una parte dell'alleanza terapeutica è il fatto che ci deve essere un accordo tra il cliente e il terapeuta su come deve funzionare la terapia, allora noi ecco che andiamo ad aggiustare in quel senso alcune cose che magari invece nel modello originale non vengono fatte. Parlavo una volta con Chris Iveson proprio di questo, del BRIF. Chris Iveson del BRIF, parlavo proprio di questo, cioè del fatto, ma se ti ha un cliente e ti chiede i compiti, tu che fai? E lui mi fece ragionare sul fatto, ma se tiene un cliente e ti chiede di interpretare i sogni, tu che fai? Io gli direi, guarda, non è il tipo di lavoro che faccio io. E questo ha senso per me. Nel nostro lavoro, poi Federico ti dice la sua, ma penso che su questo lo facciamo praticamente allo stesso modo, anche perché ci confrontiamo tra noi. Nel nostro lavoro, se il cliente ti chiede la strategia, arriviamo magari anche a dargliela. Se ti chiede un perché, benché noi sa che siamo fuori dal andare a dare etichette diagnosi o ad avere un'idea normativa di questo è normale, però cerchiamo di dare una risposta, soprattutto per non giocarci l'aspetto di relazione, di alleanza terapeutica. Sì, come diceva Flavio, quello che ci guida comunque è sempre la persona al centro, abbiamo anticipato prima, evitando le etichette e soprattutto diciamo, ogni abito è fatto su misura, quindi calziamo sulla persona, quindi poi ciascuno di noi ha uno stile che chiaramente può essere differente. Però siamo dei puri ma non dei fondamentalisti, no? Questo penso sia la caratteristica fondamentale. Esperti di metodo, ma la persona rimane esperta di contenuto. E anche nelle nostre stanze, cioè poi abbiamo attualmente cioè persone che arrivano da noi, stamattina mi è capitato un esempio specifico, persone che arrivano da noi ma che hanno una cultura diversa, perché insomma arrivano da paesi diversi, quindi è chiaro che dobbiamo appunto modellare l'arbitro in maniera sartoriale anche in base a questo, perché l'ironia o l'autoironia che può cogliere una persona magari della mia stessa lingua, della mia stessa provincia, io abito quasi in provincia, insomma io sono un po' un burino come si dice qui in zona romana, magari non è quello che vive nella zona di Roma, ok? Quindi partire sempre con l'idea di cucire sulla persona un abito proprio su misura
rimanendo puri, aderenti insomma a quella che è la teoria non teoria, mi sarebbe centrata la soluzione in questo momento, ma non fondamentalisti, altrimenti perdiamo poi la relazione umana, questa è la guida. Il modello è validissimo, e ha una potenza incredibile, ma il discorso appena fatto da Federico e me è transteorico. Se tu non adatti il modello a chi hai di fronte, qualunque modello esso sia, se non lo adatti, diventi una tentata soluzione disfunzionale. Quindi, secondo quello che state dicendo, ci possono essere persone per cui il modello di terapia centrata sulla soluzione proprio non funziona. Assolutamente. E in questo caso, come faccio ad accorgermene prima che l'alleanza terapeutica venga minata e quindi la persona non si fidi più di me? Ci sono tanti modi. Una cosa che noi stiamo studiando e che porteremo nella scuola, ma anche in formazioni e forse pubblicazioni, questo è troppo presto per dirlo, siamo ancora troppo freschi, comunque aperte anche al pubblico, è tutto il discorso dei feedback informed treatment, quindi trattamenti informati dai feedback. Quindi lo puoi fare in una maniera oggettiva, cioè oggettiva utilizzando degli strumenti oggettivi, ma già in terapia lo puoi fare tramite feedback. Io Federico, in terapia chiediamo costantemente ha senso quello che ci stiamo dicendo, questo è l'obiettivo che vuoi raggiungere, la tecnica, che l'esercizio, esperimento che ci siamo dati per te può essere funzionale, pensi che siamo sulla rotta giusta? Questo, non aver mai paura di chiedere. A volte la nostra impressione è che il terapeuta, vestendo i panni dell'esperto, pensa che è lui che deve sapere. Io, le terapie migliori sono quelle in cui è il cliente che fa il lavoro. Il mio lavoro è solo aiutarlo a fare il lavoro, ma per fargli fare a lui il lavoro devo chiedere costantemente dei feedback su come sta andando, non la terapia, la seduta stessa. Sì, sì, condivido pienamente, cioè partendo o ritornando insomma al fatto che la persona è l'esperta di contenuto, non di metodo. Quale migliore fonte per comprendere se siamo sulla strada giusta oppure no, anche perché questo ci permette insomma di aggiustare il tiro laddove ce ne fosse bisogno. Quindi puri sì, fondamentalisti no, ma anche con l'idea insomma che siamo esseri umani e quindi fallibili rispetto a l'obiettivo non è fare bella figura o risultare insomma qualcosa di innaturale, ma anche insomma di sopra, solo umano, non è solamente questo. Quindi chiedere alla persona se quello fatto, l'esperienza vissuta, ma magari tra una seduta e un'altra, quello che è successo nella seduta stessa sia stato utile, possa essere utile, perché no? Quindi la persona sicuramente è l'esperta, cioè poi la vita, ricordiamoci sempre, un'ora dentro lo studio, per chi lavora ogni settimana 167 ore fuori, per chi lavora a 15 giorni, come magari io e Flavio ci troviamo insomma nei nostri percorsi, sono un'ora a 320 ore fuori dallo studio, quindi la vita rimane la vera insegnante e la persona è quella che è protagonista di quel processo. Quindi totale fiducia in quello che porta la persona. Ok, parliamo delle vostre formazioni, perché voi la terapia breve centrata sulla soluzione la insegnate sia nella scuola di specializzazione Istituto ICNOS sia a terapeuti professionisti esterni. E, ad esempio, la terapia a seduta singola la insegnate anche a terapeuti che hanno già un modello proprio di fare psicoterapia, perché non essendo un modello di psicoterapia è adattabile a qualsiasi epistemologia la persona abbia alle spalle. E ritenete che anche la terapia breve centrata sulla soluzione, che ha comunque un'epistemologia costruttivista, possa essere integrata da terapeuti che già hanno un bagaglio di formazione magari epistemologicamente diverso? Allora, mettiamola, chiariamo un pochino meglio. La terapia singola non ha una teoria forte dietro,
non ha neanche quasi una teoria, benché non sia possibile non avere una teoria, quindi non è stata legittimata alcuna teoria, tanto che ne esistono tante varianti di questo metodo. E non ha quindi neanche un'epistemologia definita alle spalle, ma ricordiamoci che Gregory Bateson è colui che disse: non puoi non avere un'epistemologia, puoi solo non sapere di averne una, puoi solo non sapere qual è l'epistemologia che stai seguendo, perché l'epistemologia cos'è? Il modo in cui noi conosciamo il mondo, in particolare attraverso i metodi della scienza. Quindi questo discorso in parte è valido anche per la terapia passiva singola, il discorso che facciamo sulla terapia centrata sulla soluzione, è che avendo un'epistemologia costruttivista, soprattutto costruzionista, che è importante dirlo perché non è identica a quella costruttivista, no, non si adatta a qualunque tipo di forma mentis, più che di approccio. Questo perché tu sai che noi promuoviamo un approccio multiteorico, che significa avere la capacità di passare da diversi modelli, anche diversi punti di vista. Certo che l'epistemologia è qualcosa di molto forte, è come tu percepisci la realtà, come tu credi che le cose funzionino nel mondo, ok? Prima ancora di pensare a come avviene il cambiamento, ok? Che può essere incluso nell'epistemologia, ma che già generalmente attinge a livello della teoria. Se tu hai una visione del mondo in un certo modo, e soprattutto se hai una rigidità nell'approcciare a questa visione del mondo, è difficile spostarsi su altri. C'è da dire una cosa: il costruttivismo, benché già negli anni 70-80 la terapia strategica e la terapia solution focus se ne siano fortemente appropriate, più o meno negli stessi anni, forse con un leggero delay, una leggera differenza, in altri approcci, ha cominciato a diffondersi le sue idee. Nella terapia cognitiva avevamo Vittorio Guidano, che comunque è stata una star a livello internazionale, una forma differente di costruttivismo rispetto a quello che conosciamo noi da strategici, però sempre con delle idee in comune. Oppure c'è stato anche più di recente, comunque già parliamo di qualche decade, gli approcci psicodinamici hanno fatto loro questo tipo di modalità. Quindi non credo che sia qualcosa di ormai da considerare lontano dalla forma mentis di tanti terapeuti. Quindi penso che l'unico rischio sia quello di trovarsi di fronte a qualcuno che abbia una rigidità in generale nel modo di pensare la terapia. A nostro parere, la terapia, lo diciamo anche nell'introduzione, deve essere la terapia, la teoria, deve ancora essere considerata uno strumento, come una forchetta. Va bene per un sacco di cose, ma se ti trovi di fronte il brodo con la forchetta, non vai da nessuna parte. Divido pienamente, poi rispetto a una cosa che abbiamo notato soprattutto all'inizio, rispetto alla terapia singola, prima insomma che quella terapia breve centrata sulla soluzione, è che rispetto alle formazioni che ruolavamo, insomma che prevedevamo, le persone che però venivano da percorsi non troppo già specialistici o specifici, chiaramente erano molto più aperti e disposti e disponibili, no? Al apprendimento e quindi anche a superare il concetto il termine dell'eresia della persona singola, quindi del fatto che fosse qualcosa assolutamente improbabile e impensabile. Quindi condivido quello che dice Flavio, nel senso che se non c'è fondamentalismo nel nostro operare, probabilmente potremmo avvicinarci, ricordando sempre che poi è evidente, non possiamo, Flavio faceva questo accostamento alimentare, non possiamo mischiare le cozze col gelato alla fragola, no? E quindi certamente, cioè, poi non è, se io scelgo un percorso che ha anche un'epistemologia tra virgolette forte, dominante, imperante, che quindi non permette contaminazioni, allora chiaramente manterrò quella. Anche se poi, insomma, nel panorama generale ho visto orientamenti, insomma, che erano abbastanza, diciamo, quadrati, fondamentalisti, nel tempo, in qualche modo ammorbidirsi. Ho visto la pandemia sdoganare la terapia online, insomma, ho visto. Quindi, bah, nel senso, perché no?
Quante domande posso farvi ancora? Abbiamo ancora un po' di tempo. Abbiamo ancora un po' di tempo. Allora, Possiamo riguardo dire, al... scusa, possiamo dire a tutti, a tutte le persone che poi vedranno, che stanno vedendo in questo momento, che vedranno Sì, questo adesso video, diventerò viola, ma dillo. ci ma delle domande così belle, Vanessa, che era, non ce le siamo preparate, però ci ha fatto vedere la lista. Ma erano così belle che è un peccato. Solo che abbiamo detto, Vanessa, abbiamo 30 minuti su per giù. 13 domande vuol dire un minuto a testa. Aspetta, aspetta che chiamo la pizzeria se tarda nella consegna, almeno. Comunque ne ho ficcate dentro qualcuna in più. Brava, ah, fantastico.